Sentiamo adesso il commento per quanto riguarda 5 Stelle, sulle europee, ovviamente, la riflessione prima, ovviamente, ma anche sulle comunali, con Cantù e Mariano, dove sì, eravate coinvolti. Raffaele Erba, consigliere regionale. Ciao Raffaele. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, io direi una cosa, partiamo prima dalle amministrative, perché sicuramente, essendo molto in contatto con il territorio, soprattutto con Mariano e con Cantù, che sono anche Rovellasca, e sono comunque i territori che ho più nel cuore. Sicuramente, allora, su Cantù probabilmente abbiamo un seggio, quindi abbiamo mantenuto quello che è comunque la presenza di un consigliere. E a Mariano Comense stiamo aspettando i risultati, così come per Rovellasca, per vedere se siamo riusciti a mantenere quelle che sono le nostre posizioni, quindi due consiglieri per Mariano e magari una new entry per Rovellasca. Devo solo dire una cosa, per quello che riguarda il territorio di Mariano Comense sono un po' dispiaciuto, perché Carmen Colomo, che comunque aveva già fatto una consigliatura, aveva lavorato molto bene, anche per quello che riguardava la discarica, con tutte le segnalazioni, con tutti gli interessamenti. Non era l'unico tema, erano tanti altri temi, anche quelli relativi all'amianto presente sull'ex Itis, su quello che era anche la casa di riposo abusiva. Ecco, avevamo tanti temi che Carmen con molto coraggio aveva portato avanti, e ahimè non è stata premiata. E questo... Vi aspettavate qualcosa di più, Raffaele? Eh sì, su Mariano sono rimasto un po' più Mariano che Cantù. Cantù anche lì ci aspettavamo qualcosa di più, però vedevamo in ogni caso che con la presenza di Nicola Molteni, con la presenza quindi di un sottosegretario, con la presenza comunque di una roccaforte leghista, non ci aspettavamo comunque dei risultati così, e per giunta anche con 5 liste che stavano concorrendo, non ci aspettavamo un risultato eclatante come invece ce lo aspettavamo per Mariano Comense. Adesso aspettiamo anche Rovellasca per capire come è andato. Quindi sicuramente, anche dalle parole che sono state dette dal ministro Di Maio, dal nostro leader politico, sicuramente una riflessione soprattutto in ambito territoriale deve essere fatta, perché dobbiamo migliorarci, quindi l'autocritica deve esserci. E quindi noi, così come nel 2014 nelle europee scorse, che non ci hanno portato bene, ci siamo fermati, ci siamo presi un momento per fare una seria riflessione e siamo ripartiti con i risultati del 2018 sulle politiche. Adesso è arrivato il momento di fare un'altra riflessione. Un ultimo commento sulle europee. Cosa dire? Purtroppo sul nord non riusciamo a essere incisivi come lo siamo nel sud. Facciamo fatica a trasmettere quelli che sono magari dei concetti complessi per quello che riguardano una serie di interventi, soprattutto rivolti alla piccola e media imprenditoria, che se qualcuno faceva riferimento all'incontro che ha fatto Di Maio presso Drapo Bianco a Carugo, ascoltando quel discorso si rendeva conto che molto è stato fatto e molto è in progetto per quello che riguarda la piccola e media impresa. Sono temi complessi, abbiamo difficoltà a trasmetterli al territorio del nord, e quindi su anche questo dobbiamo fare critica e non ci sottraiamo a ciò. C'è qui vicino anche Fabio Leotti, consigliere comunale. Ciao Fabio, di Como. Ecco, ha già detto Raffaele molto, soprattutto anche per quanto riguarda il dato sia a Como città che in provincia 5 Stelle. Possiamo dire che vi aspettavate certamente di più. Ci aspettavamo sicuramente di più, perché comunque il risultato nazionale del 2018 ci aveva portato ad essere la prima forza politica italiana, quindi sicuramente sì. Ci si aspettava un trend in risalita. C'è da riscontrare il fatto che la Lega e il suo premier Salvini sono delle macchine da guerra per quanto riguarda la propaganda. Nel nostro piccolo, anche sul Comasco, abbiamo visto che non hanno mai smesso di fare campagna elettorale da marzo del 2018 ad oggi, hanno sempre proseguito, e quindi il loro obiettivo era quello di pubblicizzare la loro azione. Sicuramente ha ripagato dal punto di vista del marketing, chiamiamolo così, politico, la scelta degli argomenti da portare avanti, che ha toccato molto di più la pancia degli elettori,
rispetto, come diceva Raffaele, ecco, forse Raffaele, a volte anche dei temi importanti e complessi. Ecco, questo tu non siete riusciti a... Non è facile trasmettere ciò che si fa alla popolazione, perché non bisogna dimenticare che dal punto di vista del governo, su 10 cose portate avanti dall'attuale governo, 9 sono del Movimento 5 Stelle e una è della Lega. Certo che quella cosa della Lega è un qualcosa che tocca molto la pancia degli elettori e che quindi sicuramente ha un appeal, un forte appeal. Si paga anche quello che ti dicevo prima, un discorso un po' portato al marketing elettorale, il fatto della fidelizzazione dell'elettorato. Noi abbiamo pagato anche molto l'astensionismo, quindi diversi voti del Movimento 5 Stelle non ci sono stati purtroppo perché la gente non è andata a votare.